alle mani dei beniamini della folla, i Fondue Buffalo, in maniera veramente schiacciante hanno perso tutto. Sono stati travolti dai bufali. Esatto. Ed è una cosa che tra l'altro a un certo punto non ci sta neanche più così sorprendendo, perché effettivamente l'abbiamo visto anche nella prima partita della prima giornata, proprio contro gli Invictus Gaming sono stati messi in difficoltà. E se poi vai a vedere le partite dopo che hanno fatto gli Invictus Gaming, dici, allora non è poi così un caso. Se poi vai a confrontarle anche con i game dei Fangwu Buffalo, che fino al primo minuto comunque danno sempre fastidio a chiunque sia il team. Quindi tutto sommato è una sorpresa inaspettata, di un certo gradimento comunque. Sì, assolutamente. È bello vedere anche queste squadre minori che magari non, a cui non davi tanto credito prima di arrivare a questa fase di gioco. Li abbiamo visti fare abbastanza fatica nelle fasi di play-in. Sono stati sconfitti 3-0 dai Team Liquid nella prima best of 5 che hanno giocato, e poi hanno dimostrato comunque delle mancanze un po' nella best of 5 che hanno fatto poi contro i Vega Squadron, che hanno vinto per conquistarsi l'ingresso in questa fase a gruppi. C'erano molti punti di domanda, ma è bello vedere che anche contro ogni aspettativa, contro questi avversari titanici, riescono a trovare vittorie, non magari contro squadre minori come i Flash Wolves o Team Liquid come ti potevi aspettare dalla prima fase di gioco, ma contro quelli che adesso sono a tutti gli effetti uno dei team favoriti, i G2. La prima partita che andremo a vedere oggi si tratta di G2 contro Flash Wolves, e questa è una partita molto importante per entrambe queste squadre, perché G2 per l'appunto, dopo la loro vittoria di ieri contro gli SKT, hanno la possibilità di poter avanzare ancora di più verso quella fase alta, quella zona alta della classifica. Vogliono andare a contestare il primo posto, perché adesso il secondo non è ancora garantito, ma ci stiamo avvicinando. Esatto. Hanno il testa a testa contro gli SKT, quindi anche qualora le due squadre finissero con lo stesso punteggio, i G2 li supererebbero automaticamente in classifica. Gli SKT quindi devono praticamente non mollare più neanche una partita da qui in poi e contare su delle sconfitte da parte degli Invictus Gaming. Ed è dei G2, perdonami. Sì, dall'altro lato invece i Flash Wolves adesso si vedono praticamente a pari passo con i Team Liquid, dopo che i Team Liquid purtroppo un inizio molto solido, prima giornata un bel 2-0, ma poi 0-4, non sono riusciti a trovare neanche una vittoria. Flash Wolves che quindi adesso hanno l'opportunità, qualora riuscissero a trovare qualche giornata punticino, fortunata, esatto, qualche punticino qua e là tra oggi e domani, magari superare Team Liquid, magari andare a contestare per quella quarta posizione che ti permette l'accesso nelle fasi di eliminazione, da cui tutti ormai arrivati a questa fase gruppi li stavano un po' escludendo. Esatto. E effettivamente, detto tu, per i Flash Wolves c'è questa possibilità di rimonta. Però, tra l'altro, oggi ne parlavi proprio dello scontro tra i Fangwu Buffalo e Team Liquid, che oggi stesso si ripropone. Quindi, se non sbaglio, nuovamente penso il secondo o il terzo match, se non erro. E vedremo in ogni caso, la parte interessante iniziale, ovvero i G2 contro i Flash Wolves. Allora, per quanto i G2 stiano performando bene, li abbiamo visti carenti, tra virgolette, su alcune dinamiche per quanto riguarda anche il loro stesso early game, che per l'appunto contro i Fangwu Buffalo è stato davvero davvero strano vederli soccombere un po' dove è il loro campo, no? il loro campo di battaglia attuale. E per i Flash Wolves c'è la possibilità, perché comunque sono team mediamente aggressivi, anzi peccano forse di più, si è anche visto nella giornata di ieri, peccano forse nel gestire le risorse in una fase un po' più tardiva del game, si è visto non aggredire quando avrebbero dovuto con le risorse in mano. Non è che dici aspettiamo, non abbiamo ancora risorse, ce li hai, le hai guadagnate nell'early game, non le stai sfruttando e giustamente poi contro Invictus Gaming soccombi. Esatto, l'abbiamo visto appunto nella partita che dicevi, Flash Wolves contro Invictus Gaming di ieri, dove i Flash Wolves sono riusciti a trovare vantaggi nelle prime fasi di gioco sfruttando molto bene il loro matchup in jungle molto aggressivo, Xin Zhao contro Kane fa molta fatica nei primi livelli di gioco e Xin Zhao è riuscito a punirlo molto bene, però questo vantaggio che sono riusciti ad accumulare piano piano nel corso della partita non è bastato, non sono riusciti a spingerlo abbastanza e piano piano gli Invictus Gaming hanno ripreso il controllo della partita, e come sappiamo che loro sanno fare tranquillamente, una volta che vedono un'apertura si lanciano, lanciano tutti dentro, la distruggono, la fanno esplodere e poi si portano a casa la tua base, come è successo ormai diverse volte in questo torneo, perché gli Invictus Gaming appunto sono 6-0, ma le loro partite sono, non sono mai state stomp totali. Abbiamo visto delle partite soprattutto contro dei team un po' minori, Fongu Buffalo, Flash Wolves per l'appunto, dove gli Invictus Gaming sembrano non dare troppo rispetto alla composizione avversaria, cedere un po' troppo il colpo e soltanto più avanti nella partita riprendersela e portarsela a casa. Giocano un po' con i propri avversari. Sì, Ning, il jungler degli Invictus Gaming, ha definito in un'intervista i loro happy games, le loro partite felici, dove quando giocano contro avversari molto forti come SKT, come i G2, abbiamo visto le loro partite contro queste squadre. I G2 è stato uno stomp totale. The Shy con la sua Kali ha fatto i miracoli.
Contro gli SKT è stata la vittoria più rapida di qualsiasi MSI o torneo mondiale di sempre, di tutti i tempi. E questa è la performance degli Invictus Gaming quando si tolgono i pesi, quando giocano al 100%. Famoso Rock Lee. Tra l'altro, colgo l'opportunità perché avevo letto anch'io, tra le storie Instagram di LoL Esports, quell'annuncio dell'articolo. Però era stato scritto, tra virgolette, un po' male, perché c'era la parentesi SKT a fianco a Happy Ending. E affianco agli Happy Match ha detto: ma l'avrà mai detto una roba del genere? Io mi aspettavo già tipo oggi un Celebrity Deathmatch sul palco, proprio tra i player, neanche più tra i campioni. Ho detto: ma si ammazzano di bot. Oltretutto ci sono stati dei commenti da parte di giocatori già, come The Shy, il top laner degli Invictus Gaming, che gli hanno chiesto in alcune interviste contro quali giocatori ti sei un po' più divertito a trovare quel matchup diretto in quella top lane, perché sappiamo questo torneo si era presentato come un torneo dove ci sono dei top laner sensazionali. The Shy, Wunder stesso dall'Europa, reputato forse uno dei migliori giocatori dell'Ovest, e The Shy ha detto: non mi sono ancora divertito a questo torneo. Quindi vediamo, oggi c'è la rivincita, oggi c'è G2 Invictus Gaming, quello che probabilmente potrebbe essere una preview della finale completa di questo torneo, perché l'abbiamo visto. Se i G2 continuano a performare a questo livello, se gli SKT non riprendono un po', non riescono a rimettere tutte le loro carte in tavola, non riescono a ripresentarsi come gli SKT di un tempo, la Corea dominante di un tempo, potrebbe benissimo succedere che la finale di tutto questo evento è G2 contro Invictus Gaming. Già, e tutto sommato, vedendo anche un po' l'andamento di questi SKT, che è un po' anche una questione importante da affrontare, li abbiamo visti performare non al massimi livelli, non a quelli a cui siamo abituati, ma soprattutto un Faker, a mio avviso, rallentato a volte da queste catene che vengono imposte quasi dai compagni. Il dover trascinare rende anche meno possibilità a lui di performare. Da parte degli SKT, a mio avviso, c'è stata una pessima, ma in generale non ottimale, ecco, piuttosto lettura del meta attuale. Vediamo sempre da parte loro molto focus su questi carry da late game, Faker che continua a giocare questi campioni da mid lane da scaling enorme, Corki, Azir, un enorme focus su Azir, e in ogni partita in cui l'ha giocato non è mai riuscito veramente ad arrivare a quel punto della partita dove può mettersi in mostra. L'abbiamo visto nel game di ieri contro i G2. Ci ha provato. Hanno avuto una buona fase iniziale di gioco, ottimo sfruttare Jayce e Lizzie in quella corsia superiore per forzare il Pyke di Wunder a soffrire molto la fase di corsia, ma una volta che sono arrivati nel mid game i G2 hanno fatto quello che i G2 amano fare, ovvero portare il caos, trovare tutti quei fight ben precisi, ben calcolati da parte loro e mandare completamente all'aria la composizione dei loro avversari. Gli SKT non sapevano bene come reagire a tutto quel caos, per l'appunto, e alla fine c'è da dire che portare Pyke in corsia superiore e poi in una sorta di late game è proprio indice di caos, perché a un certo punto ti basta arrivare a quel tot di vita e poi inizia la carneficina. Esatto, il pick di Pyke in quella partita di ieri è proprio una uno statement molto particolare da parte dei G2. Il fatto che sono disposti a giocare questi campioni così strani, fuori dal meta, tra virgolette, a questi livelli soprattutto, a questi livelli, indica soprattutto non hanno piccato Pyke per avere una laning phase comoda contro Jayce. È un counter pick, tra virgolette, ma un counter pick molto globale. Esatto. Perché dimostra proprio la disposizione di G2 di voler essere disposti a prendere questi campioni, non perché pensi che dici Pyke top. Pyke come solo laner non è costruito come solo laner, è costruito come un supporto, quindi è comunque un campione che nel suo kit ha molti controlli, ha ottima utility anche se non ottiene tante risorse come dovrebbe fare un supporto. Semplicemente in fase di corsia è stato bullizzato dal Jayce di Khan con tutti quei gank da parte di Elise, c'è stata molta pressione da parte di SKT in corsia superiore, ma essere disposti da parte di G2 a piccare questi campioni che non devono funzionare in fase di corsia, anzi li prendi e sei pronto ad abbandonare la fase di corsia, però soltanto per le statistiche, per il kit che offrono, per le risorse che loro offrono fight. Nel mid game, esatto, raggiunti quei team fight non puoi avere una presenza che porta così tanto disordine, così tanto caos con un top laner regolare, con così tanti escape. Tra l'altro è una sorta di è una karma, ma al contrario, un early game davvero debole, ma il late game poi è devastante perché aggiunge i controlli e c'ha quella sorta di proprio, potremmo dire, barra di HP mancante dai nemici, perché una volta toccata quella tacca rossa è finita. Non esiste un top laner che ti offre le stesse cose, esatto, di quel campione. Quindi i G2 dicono: adesso dobbiamo piccare un top laner, perché dobbiamo limitarci a quello che il meta considera campioni da top lane? Noi abbiamo bisogno di un campione che adesso si getti nelle schermaglie, porti tanti controlli, porti tanti danni e porti il caos nella composizione avversaria. Togliamo
buttiamo un attimo da parte tutti i campioni che tradizionalmente vengono giocati in top lane, guardiamo proprio tutti i campioni del gioco. Cos'è che fa il caso nostro? Pyke? Prendiamo Pyke. Sì, esatto, anche perché effettivamente l'hai detto tu stesso, il suo kit gli permette di arrivare in ogni caso a quel team fight, neanche a late game, al team fight con kit ed esecuzione alla mano, cosa che gli altri, perché uno potrebbe, prendi Jace, perché se snowballi con Jace sei messo bene, puoi portarti più torri anche in team fight, lo shockblast da lontano puoi uccidere, sì, ma Pyke non devi neanche farlo snowballare, lui ha semplicemente il 6 pronto, la R pronta proprio per poter assestare il colpo finale. È vero, e questo è proprio un modo caotico di vedere il gioco da parte dei G2 Esports, trascendere un po' i ruoli assegnati ai campioni, indica quello che secondo me è un primo passo verso una rivoluzione totale del meta di League of Legends, perché come c'è stato anni e anni fa con i Moscow 5 che hanno introdotto un po' il meta come lo abbiamo conosciuto per così tanti anni, stabilendo il controllo a di carry e support in corsia inferiore, maghi o assassini in corsia centrale, tank o bruiser in corsia superiore, con jungler che può variare a seconda delle necessità del team, che quelli sono stati i grandi ruoli impostati dall'inizio di League of Legends a fino praticamente all'anno scorso. L'anno scorso la prima azione che ha un po' sconvolto, che ha messo un po' un chicco nell'ingranaggio di League of Legends, è stata la patch 8.10, quando c'è stato quel cambiamento agli oggetti da tiratore, agli oggetti da critico, che ha portato molte squadre ad esplorare con pick alternativi nella corsia inferiore. Maghi, Bruiser, chi più ne ha più ne metta. E quello è stato il primo passo per cui da qui i G2 hanno preso ispirazione per iniziare a rivoluzionare completamente il modo in cui League of Legends viene draftato. Quando ti tirano fuori delle performance del genere, quando riescono a battere uno dei team che ha ritenuto forse uno dei migliori al mondo, vediamo poi soprattutto come i G2 riusciranno a performare quando arriveremo in quella fase di best of five, quando possono portare, tirare fuori tutti quegli assi nella manica. Una grande preoccupazione in Europa per i fan dei G2 era: sì, ok, abbiamo visto che riescono a performare molto bene con questi pick strani finché siamo in best of one, ma quando arriviamo poi nelle best of five, quando arriviamo poi alle fasi finali della classifica, l'abbiamo visto, 3-0, 3-0, Origin a casa. Finali con tre stili diversi, completamente diversi, addirittura ha tirato fuori il funnel in una partita, un controllo, e non certo contro mai visto prima, un team avversario debole, anzi affatto. Chi è arrivato alle finali dei mondiali l'anno scorso, quindi tutto sommato sono state delle particolarità uniche da parte, sì, dei, esatto, G2 che adesso sono, questa proprio mi gasa da un punto di vista storico quasi, perché sono molto curioso di vedere come, anche se le varie squadre all'interno del torneo, del mondo, decideranno di adattarsi a questo cambiamento, oppure se è una cosa che soltanto i G2 possono fare grazie alla loro flessibilità, grazie al fatto che tutti questi giocatori sanno giocare così tanti campioni. L'abbiamo visto ieri addirittura mentre castavo quella draft, ho visto il selezionato il Pyke che non riuscivo ancora a leggere è da Pyke caster top tecnico, è Pyke mid, dicevi. Tam Kench solitamente si gioca su, potrebbe essere Tam Kench top, la mano. Stavo sfogliando tutte le mie enciclopedie mentali per trovare un senso a quella draft, e soltanto poi i G2 le hanno saputo dare. Però per quanto comunque i G2 siano promettenti, e l'hai detto, si parla anche di storia, perché qua si scrive la storia del meta, anche sono loro a impostarlo, come una volta si diceva, no, della Corea, avevano trapelate informazioni perché i coreani sono sempre i primi a esplorare effettivamente nuove soluzioni. C'è però da dire una cosa effettivamente, Invictus Gaming in questo momento io li vedo molto come Seto Kaiba contro i Yugi, che sono i G2, nel senso che sono davvero forti, così forti che le loro partite, seppur sporche, perché sono sporche, ma da fare proprio schifo, proprio unte nel fango, vincono. E a un certo punto puoi parlare di meta, puoi parlare di esplorazione, puoi parlare di tattiche, puoi parlare di teamfight, scivoloni, il Baron cade, travolge il team, uccide tutti, si suicida, dà il G2 la vittoria, quello che vuoi. Ma quando un team è forte, ed è quel forte proprio a livello di brutale, di forza pura, che dici il mio campione ha gli stessi oggetti ma toglie 200 il tuo 100, e tu dici ma com'è possibile? È quello, ed è quella la vera preoccupazione mia, che a un certo punto ci sia una squadra che, come in questo momento, poi magari l'anno prossimo cadranno come fu per gli SKT, arrivi a un certo punto del proprio stellare dove sei così forte da bypassare qualsiasi legge imposta o tattica. È una paura grossa che Sicuramente un grande punto di domanda, ma finché questo torneo non finisce, non avremo una, finché soprattutto non entreremo nella fase di best of five, non avremo delle vere e proprie dati, concezioni di come queste squadre riescono a gestire anche serie prolungate. Perché anche lo stesso top laner degli Invictus Gaming, Deshai, ha detto
lui ha un po' paura ancora di G2 ed SKT, perché li hanno battuti anche in maniera estremamente convincente, ma ha detto: in nessuna di quelle due partite ho sentito come se queste squadre stessero veramente giocando al 100% del loro potenziale. Noi ci siamo applicati perché quelle sono squadre forti e hanno bisogno di essere rispettate. Loro hanno fatto qualche errore di troppo, forse in una partita, perché l'abbiamo visto effettivamente G2 contro i Fengwu Buffalo, quando perdono il controllo del game a volte cercano di forzare delle giocate per riprendersi un po' di vantaggio, e se anche quelle falliscono possono perdere veramente forte, veramente in fretta. Magari la partita contro Invictus Gaming è stata uno di quegli stili, magari cercare di riprendere un po' il vantaggio contro la Khalid Deshai, che ormai stava snowballando come una matta, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Forse in una rivincita, forse nella terza partita di oggi, vedremo se i G2 riusciranno finalmente ad abbattere il raid boss di questa competizione. Esatto. Ma è una cosa che poi sto vedendo soprattutto su chi ha questo playstyle aggressivo nella parte iniziale del gioco, che anche se è in svantaggio forza come se fosse in vantaggio o di pari livello, e questa è una cosa che accomuna un po' tutti, anche gli Invictus Gaming stessi, con Ning che si lancia all'attacco. Però staremo a vedere effettivamente cosa succederà, perché il match tra loro due è fondamentale. A breve vedremo un piccolo video introduttivo della giornata, dove appunto sentiremo alcune parole da parte del top laner degli Invictus Gaming, Deshai. A tra poco. IG tries to continue the fight. They are going to be 4 versus 5. But the Shy goes on a killing spree and gets himself out. No way! The Shy, I would say, has looked a cut above every single top laner. This is a guy who's becoming a household name. He's just a transcending top laner. People could confidently say that he is the best player in the world. Confident, the best player in the world. I can't be star, you are, get on my way. I got a plan, I like I'm not, one on the top, we've been in the front, you know what I did. I'm on my job, I'm doing my thing, I'm just record, do it again. If an enemy come, he just touch the gang, or just kill the enemy. Make enemy scared to gang. Flash to try and set up the straight line skill shot, red light above the Shy, out plays it, and then Ning just able to play cleanup. Talking to the EU pros, I mean, the stories that they tell about playing versus the Shy are like literal nightmare fuel. Pretty much every matchup he knows, just plays to his limits really well. Shut down on the Ning will not mean much when Invictus Gaming is diving deep into the base, and it is an ace! Just look at those angles from the Shy. I think the Shy just like probably one of the best players at living in the chaos. These insane carry top laners are looking onto him to see if they can topple him. You make a normal tier list, and then you make four when you're facing the Shy. Oh, we can't give him Jace, we can't give him this. Which one do you give him? I mean, ideally you can ban 20 carries. You know what I did? I'm on my job, I'm doing my thing. I'm pressing you forward. All right, here we go. They said whatever, now I'm just talking, you need to score. I'm going in. 还是真的是可以一个打穿五个的感觉，一个追着五个跑。 좋은 선수라고 사람들에게 불리게 됐는데 좀 그것에 대해서 제가 보통 압박감 안 느끼는 편인데 이제 조금 관심이 많아지시고 좀 더 경기를 잘하는 모습을 보여주다 보니까 좀 압박감을 좀 느끼기 시작했고 지금 MSI가 중요한 무대가 될 것 같아요 저희한테. 跟他最好的表现的话来说的话就是还差一点，就现在他状态还不是最好的状态。 Ebbene signori, quanto stava flexando con quella base, con quel pump, con quello slow motion su Akali che trotterellava da una parte all'altra, quanto stava flexando The Shy. Tra l'altro è importante perché nella storia di League of Legends ne abbiamo avuti tanti, ma effettivamente non tutti sono riusciti a trascinare verso di sé la luce, i riflettori, verso una corsia come quella superiore che, sì, baluardo, tutto quello che vuoi, fosso di Ermo, puoi chiamarlo come vuoi, però effettivamente non sono mai stati la centricità di League of Legends. Invece grazie a Deshai lui riesce a catturare la luce dei riflettori. È vero, questo è assolutamente vero, ed è una cosa molto particolare perché per la prima volta nella storia di League of Legends la domanda su chi sia il miglior giocatore del mondo comprende un top laner tra le opzioni, perché spesso appunto negli anni passati chi è il miglior giocatore del mondo? Beh, Faker,
ti vengono i nomi di midlaner, perché i midlaner hanno questo ruolo molto flashy, molto particolare, anche parlando delle varie regioni. Chi è il miglior giocatore in Nord America? Bjergsen è il primo che ti viene in mente, forse adesso Doublelift un po' la contesa, però sono sempre carry primari, damage dealer, esatto, primari. Invece adesso un top laner che emerge da, appunto, da questa corsia, come ha detto Doublelift, Desai è il giocatore perfetto, riesce a brillare nel caos, il caos è la sua casa, lui ci vive dentro. E addirittura le parole di Nick, del jungler degli Invictus Gaming, fine all'intervista, che dice: per quanto riguarda la sua migliore forma, gli manca ancora un pochino, questa non è ancora la sua forma finale, letteralmente c'è ancora qualcosa che Deshai non ci sta mostrando, c'è ancora un livello della sua performance che non ha sbloccato, un'ulteriore porta, un ulteriore cancello del chakra che non ha aperto. E quindi questa è veramente una cosa terrificante da pensare, perché è una cosa molto rara anche quando si parla, appunto, di giocatori, quando si parla dei più grandi di tutti i tempi. Faker, perché Faker al suo tempo era considerato il miglior mid laner al mondo, il miglior giocatore al mondo, punto? Perché Bjergsen per così tanto tempo è stato il miglior giocatore in Nord America, punto? Perché a livello meccanico, a livello di come riuscivano a guidare un team, erano così nettamente superiori ai loro avversari, erano semplicemente irraggiungibile. E questa è una cosa che pian piano nel corso degli anni è andata a scemare, perché inevitabilmente l'abilità competitiva della scena generale si evolve, quindi adesso è più difficile per un giocatore individuale riuscire a brillare così tanto. Ormai anche giocatori come Bjergsen, come Faker, hanno degli avversari che riescono a reggere di testa. Bjergsen non è più forse adesso in quella discussione per miglior giocatore nordamericano, adesso anche Doublelift entra nella conversazione, proprio perché gli altri midlaner sono riusciti a salire un po' a quel titolo. Deshai getta completamente tutto all'aria. Staremo a vedere se è, perché ci siamo finalmente. Selezione dei campioni G2 contro i Flash Wolves. Abbiamo parlato tanto degli Invictus Gaming, ma ancora non siamo pronti a vederlo. Sarà la loro terza partita, la terza partita di questa giornata, il loro primo match contro i G2 oggi. Ma adesso concentriamoci su G2 contro Flash Wolves. Partono i primi ban. Eccoli qua, Galio, Tank, Ench, ovviamente importanti pick che vanno subito a focussare quella che è la corsia inferiore. Betty e Shaoxi, fondamentale, molto molto forte questa loro corsa inferiore. Assolutamente, non è da sorprendersi che quando si tratta contro i Flash Wolves gran parte dei ban siano concentrati su Shaoxi. Questo support è stato un elemento chiave della performance dei Flash Wolves, soprattutto nelle best of 5 dei play-in, per permettere a Betty di avere quelle comode fasi per raggiungere le fasi finali di gioco, per essere il carry primario del team di cui ha bisogno. Lato Flash Wolves invece si bannano i pick un po' più da G2, i flex pick come appunto sono adesso molto prevalenti nel meta, Jayce, Irelia, Kali, Ryze, Sylas, quelli sono i 5 importantissimi, e poi anche molto focus sulla corsia inferiore, molto rispetto verso Perks e Mikix. Anche se sinceramente quel Taric, ma non lo so, non è che l'Europa non è così performante su questa corsa inferiore, suona Taric, però non si sa mai, d'altronde G2 sono quelli come te che esplorano di più in questo momento. D'altra parte subito si accaparrano per un possibile Wunder quella Kali, proprio quella che abbiamo visto in slow motion che flexava. D'altra parte questo over sul Sylas lasciato open lascia presagire per l'appunto il suo pick e la sua selezione. E ci sono così tanti di questi flex pick ancora disponibili, appunto a Kali già selezionata, Sylas idem dal lato Flash Walls, ancora sia Ryze che Irelia sono perfettamente accaparrabili da qualsiasi di queste squadre, e potremmo vedere delle rapide selezioni da Boogie. Non giocare con il mio cuore. Rek'Sai, ok, questo è meglio. Sì, Boogie abbiamo visto prediligere questi jungler aggressivi da early game. Spesso quando non sono disponibili Rek'Sai e Jarvan, lui tende a ripiegare su Xin Zhao. Appunto, ha giocato ieri contro Invictus Gaming, è riuscito ad accumulare un ottimo vantaggio nelle prime fasi di gioco, ma poi ha dovuto cederlo un po'. Turno nuovamente in mano ai G2 di selezionare, appunto, come dicevamo, Ryze ancora possibile, Irelia ancora possibile, e infatti subito se la vanno ad accaparrare. Non a caso, saremo a vedere chi è che fiancheggerà per questa ultima fase di selezione dei G2. Prossimo componente, mi aspetto, dubito ovviamente, non so, forse un jungler potrebbero già selezionarlo, o magari prendersi già un supporto, anche perché la maggior parte sono già eliminati. Questo è vero, e dal momento che i Flash Wolves hanno selezione, hanno la possibilità di bannare ulteriormente, di selezionare un pick, bannarne altri e poi andare a selezionarne un altro, è molto difficile adesso scegliere fare una scelta corretta per i G2, perché da un lato vuoi prendere un jungler per Jankos, ma non vuoi neanche che Mikix arrivi verso quelle fasi finali senza più tante opzioni dalla sua. Sappiamo che comunque entrambi questi giocatori hanno delle champion pool profondissime e quindi possono andare a ripescare pick particolari anche sul fondo. Vediamo quindi come si adatteranno in questa seconda fase di ban i Flash Wolves. E intanto Sejuani quindi affiancata come trittico per questa prima selezione dei campioni dei G2.
Sejuani, tra l'altro, vista anche ieri durante il PG Promotion, ho importantissimi controlli che riesce a mettere a segno, e la sua suprema fondamentale, che però è anche disponibile per i Flash Wolves grazie a Silas. Sì, questo è vero, però una bella front line, una bella fonte di engage è una cosa che sicuramente fa molto come le G2. Adesso che i principali support tankosi non sono più disponibili per Mikix, loro stessi hanno bannato Galio, Tahm, Kench. Braum è ancora disponibile, ma potrebbe essere un rapido ban o una selezione in quarta rotazione lato Flash Wolves. Eccolo qua, la rimozione. È chiamato. Assicurarti una bella front line quando sai già che i tuoi due solo laner saranno Irelia, Akali, non i più solidi dei campioni, quando iniziano a prendere colpi in faccia cadono abbastanza in fretta. Vediamo, decino quindi di aggiudicarsi Sejuani per avere almeno un bel muro di carne da piazzare davanti ai loro carry. E intanto qui ovviamente Gangplank, nonostante comunque sì, beh, in effetti Silas potrebbe ancora andare su Radar, ovviamente. Sì, mi aspetto che mi aspetto di vederlo giocato in corsia centrale. Un po' più assassino che un bruiser top. Serve a vedere in ogni caso, perché dall'altra parte subito la corsia inferiore anche per i Flash Wolves comunque è molto importante, a parte un piccolo pick su Wunder con quel ban di Jace. C'è molto focus sulle due corsie inferiori, anche se a mio avviso i G2 non sono, per quanto comunque siano ottime le loro corsie inferiori, non è proprio lì che risiede la loro vera forza, a mio avviso. Sì, sicuramente. G2 continuano a concentrare banda su quella corsia superiore, vogliono togliere ad Anabi quanti più pick aggressivi possibile per andare a mettere i bastoni tra le ruote a quello che a questo punto immagino sarà una Kali per Wunder in corsia superiore, che sappiamo nei primi livelli fare un po' fatica. Selezioneranno Kennen alla fine. Kennen è un buon matchup contro Akali, ha il vantaggio del range, può pokare liberamente, può dare fastidio. Insta lock di Draven, mio Dio, e questo mi piace. Ehi, Morgana, mi piace questa corsia inferiore di G2. Ecco, l'avevo detto, no, forse non la più performante, ora possono performare. Abbiamo visto Draven se gli lasciano i primi 10 minuti gratis, come una bella brama sangue. L'ultimo Draven che abbiamo visto all'MSI ha vinto la partita in 16 minuti, stabilendo un nuovo record mondiale. Che poi solo perché il timer va avanti col Nexus già distrutto, sì, se no era 15:56. L'ultimo colpo del Nexus è andato 15:56. Io sarò quel vecchietto sulla panchina che dirà 15:56 per chi se lo ricorda, per chi c'era. Io l'ho visto con i miei occhi. Per chi c'era. Intanto subito insta lock anche per quanto riguarda il buon Nautilus, che ormai sta un po' abbandonando quella corsia centrale, un po' me ne dispiace, ma ottime risorse in quella che era la sua corsia, dove è nato letteralmente, dove si è inabissato con il suo scafandro, ovvero la corsia inferiore. Questa è una buona esecuzione di draft da parte dei G2, che con i loro due ultimi pick si assicurano una bot lane molto forte, molto contro opprimente Nautilus, soprattutto. E soprattutto appunto Nautilus, uno dei pochi supporti veramente consistenti ancora disponibili dopo tutti quei ban puntati verso la corsia inferiore. Allora i G2 vanno a selezionare dalla loro Morgana, che conosciamo essere un matchup molto favorevole. Può proteggere il suo tiratore con il suo scudo nero da tutti i controlli. Con un semplice schiaccio di un tasto può negare completamente la suprema di Nautilus. Quindi Draven, il Draven di Perks, avrà una fase iniziale di gioco molto comoda, soprattutto in questa fase dove possono applicare così tanta pressione. E se sappiamo, se un Draven riesce a snowballare, a raggiungere fasi avanzate di gioco con un vantaggio, la partita potrebbe durare molto poco. Non solo, ma tra l'altro al suo fianco non c'è propriamente una di carry da early game, anzi tutt'altro, con l'unico escape, tra l'altro senza contare il flash, è l'istinto omicida. E quindi essenzialmente i trade per Draven, di cui ne giova parecchio, soprattutto all'inizio perché ha un damage output enorme rispetto agli altri di carry. Scudo su di lui per evitare una possibile ancora da parte di Nautilus, velocità della sua W e poi subito a mettere contro un attacco. Ma qui vediamo panoramica di tutti i player. Presentazione delle squadre, questo vuol dire che ci stiamo avviando verso la landa degli evocatori. A breve apparirà la mappa di fronte a noi per la prima partita di questa giornata. E quindi, signori, eccoli qua già in campo, proiettati verso quelli che saranno le loro posizioni standard face to face, G2 contro i Flash Wolves. E da casa con i vostri hashtag, hashtag G2, hashtag FW, ovviamente con il win al termine di entrambi le sigle delle squadre, fateci sapere per chi fate il tifo. La partita è iniziata e qua si inizia a decidere un po' gli avanzamenti verso la fase finale di questa group stage. G2 4-2, Flash Wolves 2-4. Già, staremo a vedere se quello poi diventerà un 3 o un 5 per i G2, staremo a vedere, solo il tempo ce lo dirà. Qui intanto vediamo Radar Betty, Shao Si, interessante questo spostamento da parte loro, per quanto comunque Mikis sia lì in quella trifronda, pronto in ogni caso a bloccare qualsiasi evenienza.
Mikix fa un po' da sentinella, adesso avanza pericolosamente, potrebbe essere colto da un Ancora, Betty si espone un attimo, mentre viene quindi visto già. E Mikix decide di arretrare. C'è un lume della visione che era stato piazzato dai G2 nel cespuglio dietro la Rovbestia, che ha individuato un po' l'invade da parte dei Flash Wolves. Flash Wolves hanno un lume davanti alla tana dei Lamabecchi, ma i G2 ne sono a conoscenza. Vediamo quindi come Jankos deciderà di adattare il suo pathing. Esatto, mi aspetto da parte di Jankos un pathing magari un pochino più diverso. Dato che subito Caps aggredito nelle sue mani, giustamente a Kali a questo giro. D'altronde chi meglio di lui potrebbe selezionarlo, per quanto sì, Wunderlock che è in corsa superiore, ma se hai preso Irelia è ovvio che finirà nelle sue mani. Niente, Jankos da bravo Olaf se ne sbatte altamente del lume, fa va bene, ti faccio sapere dove sono, tanto poi ti vengo proprio a pingare, ti segnalo e arrivo in mid. Jankos fornire informazioni al jungler avversario non gli pesa così tanto, dal momento che comunque Sejuani non è un jungler che punta a essere particolarmente attiva nei primi minuti di gioco, non è un Jarvan appunto, non è un Rek'Sai, non stai cercando quei gank livello 2. Il fatto che tu sappia dove si trova in questo momento ti può semplicemente far intuire il suo pathing, qualora Boogie dovesse decidere per un invade. Qui Perks, gioco di gambe con il proprio minion, l'ancora colpisce, sì. Ma per l'appunto è il minion stesso. Intanto vedo Mikix che a ripetizione, giustamente a cooldown, lancia il suo legame oscuro. D'altronde è quello che deve fare per impensierire e acquisire priorità. Caps, qualche scambio di colpi già nella fase di corsia con Radar, vuole imporre subito la sua presenza in mid laner. La bot lane di Flash Wolves, dopo aver acquistato pressione in corsia inferiore, si dirige verso quel largo granchio. Dal momento che Boogie è già passato alla metà superiore della mappa e non può raccogliere quel micro obiettivo, vai a negarlo dalle mani del jungler avversario. Qualora Jankos individuasse Boogie, o magari i Flash Wolves immaginano che i G2 potrebbero aver piazzato un lume verso la metà superiore della mappa, così vai a negare informazioni al team avversario. Molto rispetto comunque per Jankos e la sua Sejuani. Ci sono diversi lumi posizionati dai Flash Wolves proprio in quella trifronda della corsa inferiore, per evitare per appunto che si possa muovere in quella direzione, magari acquisendo qualche abilità in più. Per adesso inizia abbastanza standard, non ci sono avvenimenti particolari degni di nota in queste corsie superiori. Anabi adesso ha accumulato una bella ondata di servitori che sta spingendo verso Wunder. Wunder, una volta che raccoglierà questi minions, se riuscirà a prenderli senza fare errori, dovrebbe riuscire a pareggiare, addirittura a superare in CS Anabi. Quindi in questo scontro diretto... Attenzione, perché qui subito schermaglia per l'appunto, scudo su Perks, velocità per lui e si va poi di Ashe. Perks con Draven ovviamente ha optato per la cleptomanzia, potendo quindi raccogliere ancora più soldi, oggetti, risorse nelle prime fasi di gioco, trovando auto-attack su bersagli abbastanza vulnerabili come Betty e Shaoxi in questi primi minuti di gioco. Non solo, ma intanto lo vediamo per appunto già una piccola pozione per lui, e questo è importante perché, come vediamo, Mikix continua a sparare ripetizioni, quelli che sono i suoi legami, quelli che è il suo binding, e ovviamente Perks ne approfitta per guadagnare risorse in più con la cleptomanzia. Esatto, Caps rapido pit stop, torna in base per due spade lunghe, poi... Attenzione, perché qui Radar, seppur in cortina fumogena, riesce a cogliere Caps lì, quasi nella sua semi-invisibilità, però questo colpo di torre, tutto sommato, gratuito, un altro... Continua comunque Caps a riguadagnare favori, ma attenzione perché qui Sejuani vista per un attimo da quel lume che ormai è morente... Da segnale Flash Wolves della sua presenza. Adesso però si incontrano con Boogie, i tremori danno visione. Caps continua a giocare con Radar, nonostante sappia benissimo che ha la W disponibile per potersi curare. Sì, sì, Caps ama giocare. In generale i membri di G2 giocano questo stile di League of Legends che loro definiscono limiti, giocando proprio ai limiti dei loro campioni, sapendo perfettamente, conoscendo perfettamente i matchup e sapendo fin dove possono permettersi di spingersi senza effettivamente cedere troppi vantaggi al team avversario. Infatti vediamo Caps spesso prendere dei trade che sembrano all'apparenza non essere per niente vantaggiosi per lui, ma... Attenzione però, perché questa volta Boogie si posiziona lì in vantaggio. C'è lo Shuriken, potrebbe lanciarsi per sfuggire a Boogie, ma meglio non rischiare. E proprio appunto questa strategia dei limiti attira l'attenzione del jungler avversario. Occhio, attenzione però, perché dall'altra parte Betty Shaoxi trova un'ottima ancora su Perks, l'ustione in pochissima HP, i famosi 18. Poi qui Mikix costretto ovviamente al flash difensivo, già utilizzate le summon della parte di Flash Wolves per il primo engage, e questo vuol dire vita salva. 8 summoner spell utilizzate in questo scontro in corsia inferiore, e comunque i membri della bot lane dei G2 ne escono vivi. Preoccupante però quando sono Draven e Morgana a dover fuggire con la coda tra le gambe. Questo è vero, non uno scontro che vorresti perdere in questi primi livelli, ma considerata come è andata l'intera situazione,
sei ben contento del risultato. Adesso Draven torna in base, acquista un po' i suoi primi oggetti, il Scettro Vampirico per quel sustain che Draven ama avere in fase di corsia. Però, dall'altra parte però un M ci spara, quindi già tantissime statistiche lato Flash Wolves. E questo è importante, perché qui nuovamente Caps rubata della sua suprema da parte di Radar, continuano comunque le schermaglie, i trade, i colpi su colpi. Migix ora ha un ottimo roaming, trova un facile legame oscuro, si portano adesso in avanti, il 6 per l'appunto è disponibile, potrebbe andare in all-in, eccolo qua per l'appunto l'utilizzo, ma l'ancora lo tiene, lo prende, lo porta a sé e il primo sangue sarà proprio nelle mani di Shaoxi. Caps baitato un po' dalla situazione di vita di Radar, pensa di poter trovare l'execute con la seconda reattivazione della sua stessa suprema, ma Radar con un ottimo movimento anche grazie alla suprema che poco anzi aveva rubato allo stesso Caps e alla guarigione del regicidio riesce a sopportare danni, portarsi in zona franca e poi con l'entrata anche di Boogie e Shaoxi una facile uccisione che va nelle tasche del supporto del team dei Flash Wolves. Vero bait è proprio il regicidio. È proprio un bait vivente. È lui che si muove. Proprio lo vedi, proprio la scritta bait che si muove. Vediamo un ottimo binding da parte di Mythix per iniziare questa intera aggressione. Caps gioca benissimo la parte iniziale, ma il dive è troppo profondo e Radar non subisce abbastanza danni da quella seconda reattivazione. Anche perché la guarigione del regicidio è riuscita a connettere prima che i danni della seconda reattivazione dell'esecuzione perfetta fossero attivati. Questo vuol dire che il danno bonus dell'execute non era più così elevato come ci si poteva aspettare e Caps non è riuscito a trovare la kill. Intanto qui una piccola pausa e parliamo un attimo di quel trade in corsia inferiore, perché stavo guardando un po' di informazioni. Al di là degli oggetti che adesso volgono forse un pochino più a favore del danno su Kai'Sa, che tutto sommato non disdegna in queste fasi iniziali, perché va a superare anche un po' quello che è il damage output iniziale di Draven, molto alto. Però ecco, è in vantaggio di farm. Forse quel trade a svantaggioso per i G2, a mio avviso anche dato dalla scossa di assestamento comunque di Nautilus, che può trovare dei danni iniziali ben maggiori rispetto a Morgana. Sì, ottimo il binding, la W però all'inizio non fa così tanti danni, mentre invece Shaoxi può già iniziare a fare dei danni su Draven e ovviamente l'obiettivo con l'ustione mancante su Mythix fa comunque la differenza. Già, la differenza più grande è appunto che Morgana non ha dei danni che sono affidabili nelle prime fasi di gioco. Gran parte di quei danni sono concentrati sul binding, quindi se lo colpisci su un bersaglio che magari vuoi immobilizzare, colpisci un binding su Nautilus, perfetto, quella è un'ascia che Draven può trovare, un proc di cleptomanzia, però sono tanti danni che mancano poi sul engage effettivo su Kai'Sa, quindi quando invece i Flash Wolves rispondono all'aggressione concentrando meglio il loro DPS, è normale che la botlane dei G2 debba vedersi costretta alla fuga. Ed è un po' preoccupante vedere per appunto una Kai'Sa con 10 minion sopra Draven, però vedremo, perché comunque della sua, l'abbiamo detto, c'ha la cleptomanzia, quindi in ogni caso sono soldi che può trovare da semplici trade, sacche d'oro fino a 150 e passa, quindi tutto sommato trova anche ben oltre il semplice minion. E Draven poi, per quanto riguarda comunque i gold, le sue entrate, è un campione molto ingannevole, perché la sua passiva gli permette in un batter d'occhi di ripristinare completamente una differenza in gold, di superare completamente, proprio non è raro vedere un Draven che da un'uccisione ottiene anche 600-700 unità d'oro, quindi bisogna stare molto attenti a come si distribuiscono le gold lead nelle fasi di corsia, perché poi è veramente un attimo. Sì, ma Draven è quel vivi o muori, nel senso che se sei così forte da avanzare e ottenere le sue risorse sei inarrestabile e l'abbiamo visto. Se invece soccombi per più volte sei così indietro che poi è difficile trovare effettivamente un utilizzo utile. Questo è vero, e si basa anche molto su questo, sul trovare quello snowball, su effettivamente essere in vantaggio di statistiche, di oggetti rispetto ai diretti avversari, perché raggiunte le fasi finali di partita, Draven è comunque una D-carry immobile che non ha vie di fuga e ha un range molto basso, ha bisogno di avvicinarsi per trovare veramente i danni elevati, quindi una composizione con alta quantità di controlli, come quella che i Flash Wolves hanno draftato con Nautilus, Sylas e Kennen, può veramente punirlo. Esatto, che poi tra l'altro, ora mi viene in mente, con la runa della criptomanzia e il fatto che con le sue stack possa guadagnare oro, è un po' alla get rich or die trying. Diventa ricco o muori provandoci, tutto sommato. Quindi vedremo però se finalmente esploderà il Draven di Perks o soccomberà. In ogni caso qui Wunder, Anabi, forse la corsia meno influenzata e quella con meno azione fino adesso. Sì, è vero, e questa non è una cosa rarissima quando si parla del top lane dei G2. Nonostante Wunder sia un campione che è disposto a
lanciarsi davanti, prendere trade, a meno che non si trovi in un matchup dove vuole attenzione essere veramente aggressivo. Attenzione, perché qui purtroppo Jankos, panino più da parte di Flash Wolves, trovato lì in flagrante in quel fiume da quattro membri dei Flash Wolves. E la kill va nelle tasche di Betty, che adesso ha dalla sua anche questo potenziamento rosso. Un buon vantaggio iniziale per i Flash Wolves. Vediamo però Caps che si sta muovendo attraverso la nebbia della guerra. Vuole andare a trovare un gank su Anabi. La sua suprema è disponibile, tutte le supreme sono disponibili. Per l'appunto qui purtroppo lo stun di Wunder non lo coglie preparato. Cerca con questa ondata di far avanzare per l'appunto lo stesso Anabi, ma ormai per Caps è tempo di tornare in patria. E questa è una cosa che i G2 fanno spesso, quando vogliono trovare vantaggio nella corsia superiore, soprattutto vogliono dare aiutare Wunder a trovare quello snowball iniziale che poi lui, sappiamo, sa portarsi via la partita. Occhio botta. Attenzione qui nuovamente Perks, sì, con lo scudo, ma l'ancora comunque ha connesso. Nix, pochissima vita dalla sua, riuscirà comunque l'ascia di Draven e il favore della folla ad allontanare Betty e ottenere l'uccisione proprio lui su Nautilus. Per l'appunto 473 gold incassati da Perks grazie a quella kill. E direi che l'uccisione di Betty ora è messa a segno paritario. Qui subito però Raider riesce per la terza volta su tre a ottenere comunque il collegamento con le proprie catene nonostante le fumogeni, quindi una lettura mistica da parte sua. Sì, molto capace, ogni volta riesce a indovinare bene dove si sta muovendo il suo avversario. Adesso Perks è tornato in base e infatti vediamo dalla sua 1MC spada che adesso adorna il suo inventario ponendogli tutti quei danni in più di cui ha bisogno. Esatto, e tra l'altro ha chiuso anche le tabi, quindi una difesa in più non indifferente contro gli auto-attack da parte di Betty. Una scelta particolare, sì. Capisco che quando hai Morgana nel tuo team utilizzare verso dei gambali di mercurio sembra un po' uno spreco dal momento che idealmente vuoi evitare i controlli con lo scudo nero, ma ce ne sono veramente tanti dal lato Flash Wolves. Puoi bloccare la suprema di Nautilus, ma quando poi arriva il flank di Anabi sono tutti anche danni magici, quindi fai veramente sono in molti fretta danni magici a distruggere quello scudo nero. Lo scudo nero ti può proteggere da una fonte di controllo. È la suprema di Nautilus? Ok, bene. Poi c'è la suprema di Cannon. C'è Bug che ti flasha addosso con il suo knock-up. Intanto qui grafica alla mano, sempre molto spettacolare, e ci segnala ovviamente il Drago dell'Oceano nelle mani di Flash Wolves. Vogliamo rivedere un attimo come è successa effettivamente questa azione, perché purtroppo un tempismo un po' sfortunato da parte dei membri dei Flash Wolves che decidono di ingaggiare proprio mentre Jankos sta arrivando. La guarigione di Betty fuori range, non trova il suo alleato, non riesce a guarirlo in tempo per salvarlo dall'ascia letale. E purtroppo i Flash Wolves quindi sacrificano anche un importante Summoner Spell in quello scambio. Shaoxi adesso qui è top. Già, a quanto pare questa è una cosa che stiamo vedendo sempre più spesso. Non c'è più quel famoso standard swap, abbiamo tolto la torre, portiamoci in corsa superiore. È una cosa che stanno facendo spesso, soprattutto per ottenere subito il messaggero dell'anno, andare a dare capocciate in quella corsa superiore addirittura. Esatto, finché hai una bot lane che se la sta passando bene e la vuoi sfruttare per ottenere priorità sul drago, perfetto. Preso il drago, adesso non c'è nessun obiettivo degno di poter ottenere sulla corsia inferiore. Oltretutto Draven, che ha prenderà contro uccisione, adesso avrà probabilmente priorità di corsia rispetto ai suoi diretti avversari. Quindi e questo è un facile messaggero. È un doppio vantaggio per i Fresh Wolves che tolgono Kai'Sa e Nautilus da quel matchup sfavorevole, mettendo in una corsia 1v1 dove possono mettere pressione sulla top e si portano a casa il messaggero. E come dicevo, questa è una tattica che stiamo vedendo sempre più spesso, ma soprattutto da queste squadre ben oltreoceano. È una cosa che stiamo iniziando a vedere soprattutto da parte loro in maniera molto proattiva, questo scambio di lane che non si aspetta nei G2 ovviamente, perché come vedi abbiamo solo adesso nuovamente la corsia inferiore che si è spostata per andare a fronteggiare quella dei Flash Wolves che si è riportata in corsia superiore. Ancora questa volta purtroppo trova solo lo scudo di Mikix pronto, raffica da parte di Betty che comunque coglie la vita di Perks e Mikix. Bughe lì vicino. Attiva l'occhio del messaggero, quindi vogliono subito mettere pressione su questa torre. Ovviamente dare risorse a Betty. Stack e placche di quella torre. Già iniziano ad arretrare la bot lane dei G2. D'altronde è difficile contenere finché non hai neanche l'ondata. Prova. Testata, 320 gold nelle tasche di Betty. Quella è quasi, anzi è più di un'uccisione standard. Quindi quelle sono delle belle risorse che adesso rispostano un po' il matchup in favore di Kai'Sa. Sì, che poi queste sono sempre informazioni che molte volte vedo da parte di alcuni player, anche in solo cose che vengono guarda un po' la gold di guarda la bot lane, hanno esattamente la stessa quantità di gold. Grazie a Draven. Betty è avanti di 2 gold. E dicevo per l'appunto, questa è una cosa che non tengono in conto molti player, il fatto che comunque quelle placche siano quasi equivalenti a un'uccisione
se non oltre. Pibuki si porta in avanti, trova un ottimo lock up, doppio insieme ovviamente all'ancora, subito fuori dai guai pass, si porta fuori, ma attenzione perché Wunder entra in campo così come Anabi con il suo teletrasporto, si lancia dentro, ma appena adesso è Caps a fare da padrone, le uccisioni sono tutte dalla loro, poi si aggiunge anche il buon Jankos dentro con la papera suprema e l'uccisione finale su Radar. Questa è una vittoria completa per i G2. G2 che premono istantaneamente il grilletto, chiamano tutti i teletrasporti, stessa cosa a Flash Wolves, rispondono. Quattro teletrasporti investiti in questa azione. Sono i Flash Wolves a trovare il primo engage con quel tentativo di attacco su Perks. Che ma riesce si è salvato. Inizialmente a salvarsi, soltanto in seguito viene ucciso dalla suprema di Boogie, che è costretto poi a flashare. Quindi è praticamente un vero problema. Non è un vero e proprio scambio di uccisioni, ma è uno scambio di risorse in quel teamfight. Ha eliminato la DK avversario, ma il tuo jungler non può più prendere parte del fight. Quindi è comunque un 4v4. Esatto, ed è stato quello la circostanza fortuita per i G2 che le hanno riportati anche sopra di score di uccisioni. Il fatto è che per l'appunto Perks non sia esploso subito, questo è stato il vero problema. È riuscito comunque a fare dei danni, grazie anche alla propria suprema, quindi ha dato comunque assistenza e l'hai detto, ha costretto per Boogie, ma qui rivediamo per appunto il replay. Un ottimo engage da parte dei Flash Wolves che trovano controlli prima che Mickey possa rispondere con il suo scudo nero, però questa fantastica suprema trova un triplo stun e poi con l'arrivo di Wunder, Caps e Jankos, i loro danni ad area, i loro controlli sono inarrestabili. Attenzione perché qui nuovamente però i siti omicidi su Mix, lo scudo comunque gli permette di evitare il knock-up da parte di Boogie e retrocedere in zona franca, ma deve andare via. Sì, molto rischioso, adesso forzano, potrebbero minacciare un dive i Flash Wolves su questa corsia inferiore. Le placche sono cadute 5 a favore dei Flash Wolves, 1 a favore dei G2 e questa è la prima torre che i Flash Wolves portano dalla loro. Più gold lead al loro vantaggio adesso, grazie proprio a quella distruzione, questi pochi gold che comunque fanno la differenza nella gold lead. Drago dell'Oceano, un altro drago che a breve approderà lì, proprio nella propria tana, sulla banda degli evocatori. Sono comunque statistiche iniziali importanti per un team come l'altro. E ovviamente in ottica poi di un drago maggiore sono comunque stack da negare o ottenere. Ma in seguito a quel team fight la situazione è molto più grigia per i Flash Wolves, che si sono visti veramente schiacciati dalla Wombo Combo, da tutti i controlli, da tutti gli vari individuali outplay, ma anche giocate colossali ad aria, danni collaterali che i G2 sono riusciti ad applicare in quella schermaglia in corsia superiore. E adesso con i primi oggetti completati un po' per tutti i membri dei G2, i Flash Wolves non vogliono combattere. Attenzione perché qui Caps si lancia proprio su Bettila, però la backline, facile uccisione con la propria suprema, poi su Shao Si, Wunder aggredisce la sua suprema, coglie impreparati tutta la frontline insieme ad Anabi, poi qui Boogie trova un ottimo knock up, si è preso lo stesso Wunder, costretto a flash, il triplo stun che gli permette di avere la vita salva e ora nuovamente i G2 si avventano su questa torre centrale. Questo è stato un critico errore da parte della bot lane dei Flash Wolves, che si fanno troppo avanti senza avere visione di cosa li aspetta dall'altro lato e li sta aspettando l'intero team dei G2. Caps che si lancia in avanti, riesce a obliterare Betty con i suoi danni semplici. Prima che i Flash Wolves possano rispondere, Betty aveva ancora Flash a sua disposizione e non l'ha neanche potuto utilizzare. Stessa cosa per la Suprema di Shao Si. E la sua stessa Suprema purtroppo era in cooldown, anche in istinti omicidi. Quindi forse in quel momento ha detto aspetto che mi ritorni e non spreco il Flash, e gli è costata la vita. Drago dell'Oceano che adesso va nelle tasche dei G2. Interessante comunque vedere già una broma sangue nelle mani di Perks, d'altronde assist e uccisioni comunque l'hanno riportato insieme alla propria cleptomanzia ad avere quella sorta di scontro paritario con Betty. E piano piano adesso Wunder sta lavorando verso la sua virtù della triade. Sappiamo che quello è un oggetto che per i rally è così prezioso. Ovviamente la speranza perduta come primo item per andare a contrastare i danni magici di Anabi nelle prime fasi di corsia. E non ma solo. Una volta completato quel secondo item, i rally diventerà una minaccia incredibile nello speed push. Esatto, e inoltre comunque la speranza perduta ha delle ottime statistiche in più aggiuntive oltre a resistenza magica, quindi di certo non fanno schifo a Wunder. Assolutamente. E qui vediamo Radar e un replay. Ancora una volta Shao Si si fa avanti senza aver visione del cespuglio avversario. Qua Caps, grazie anche allo scudo nero di Morgana, riesce a evitare i controlli del team avversario e Betty purtroppo non può far altro se non collassare. E qua alla fine anche Wunder con questo magnifico stun per uscire di scena con la sua vita salva. Veramente la firma di un giocatore incredibilmente capace. Sì, esatto, tra l'altro stun artistico, poche HP, dicendo dalla sua e scappa. Essenziale però il fatto che comunque la lente dell'oracolo aveva dato visione almeno su Caps, perché effettivamente la figura con la lente dell'oracolo può intravederla. Forse si aspettavano solo Caps. Non si aspettavano forse un engage così pesante. Chiaramente
quando hai tre membri dalla tua dici ok, se Caps ingaggia lo controlliamo, gli lanciamo la ultima Nautilus, lo prendiamo con l'ancora e lo uccidiamo in fretta. Ma se gli metti uno scudo nero, improvvisamente tutte quelle possibilità vengono immediatamente negate. Anche perché lui ha sfruttato lo scudo nero non per scappare, ma per continuare a incidere su Betty. Questa è stata fondamentale da parte di Caps. Ottimo, ma soprattutto nervi saldi. Tu li vediamo per l'appunto nuovamente. Le corsie si scambiano e tanto si muovono per cercare risorse in ogni caso su una corsia come l'altra. Primi recall, o meglio, non primi recall, ennesimi recall che vanno ad arricchire ulteriormente gli inventari dei membri dei G2. Un'altra MC spada adesso nelle tasche di Perks con questo Draven. Le sue asce iniziano adesso a fare veramente tanto male. Ed è effettivamente un problema, perché se eri riuscito inizialmente ad evitare che Draven potesse prendere il largo, il via, dalla sua comunque ha un bel po' di farm e grazie anche alla cleptomanzia trova soldi aggiuntivi. Tra meno di un minuto spawnerà il Barone Asher e quello potrebbe essere un prossimo obiettivo da iniziare a considerare per queste squadre. Per quanto la composizione dei G2 non abbia così tanti danni consistenti, non possono minacciare un vero e proprio rush di Baron sotto gli occhi del team avversario. Però mantenendo il controllo di visione che hanno in questo momento con tutti questi lumi blu sulla metà superiore del fiume, i Flash Wolves devono iniziare a farsi qualche domanda, perché guarda, la loro visione è non esistente. C'è solo quel piccolo lume che forse adesso è riuscito a intravedere per l'appunto Jankos, addirittura arriva nella corsia superiore, subito un lume di controllo per andare a confermare la presenza di quest'ultimo da parte di Boogie. Ma l'intero team dei Flash Wolves è pronto lì. Ryder addirittura si porta in avanti, un po' troppo pretenzioso con questo slancio, nonostante la suprema di Rella non la migliore tra l'altro da rubare. Caderà comunque la torre superiore, un'altra torre, o meglio la torre che va a mettere insomma il punto di parità tra i due team. Piano piano adesso le squadre vogliono raggiungere quelle seconde importanti power spike per i loro giocatori. Virtù della triade adesso completa per Wunder. Betty sta cercando di farmare, sta cercando di raggiungere i soldi per la furia di Quinzo. Adesso il recall ed eccola completata, quindi seconda power spike anche per Kai'Sa. Perks anche lui vuole raccogliere il prima possibile i soldi e le risorse necessarie per il suo frammento d'infinito o qualsiasi altro oggetto deciderà di selezionare con Draven, che sappiamo non di dead carry, che può offrire più flessibilità nella sua build. Esatto, ma cosa più importante, vorrei rivedere prima o poi lo score a livello di soldi tra i vari membri dei due team, più che altro per andare a confrontare nuovamente Draven e Kai'Sa. Draven che adesso ha accumulato anche un importante vantaggio di CS rispetto al suo diretto avversario, quindi con quel vantaggio di CS, con un vantaggio nello score, ha lo stesso numero di kill e più assist, e ovviamente considerando cleptomanzia e la passiva stessa di Draven, mi aspetto che abbia un notevole vantaggio. Nuovamente però Caps e Raider, questa volta comunque i danni su Caps sono ingenti, o meglio i danni di Raider, nonostante la stessa torre presente, ma per l'appunto, hop là, due saltelli, si flex anche per Caps, facile uccisione, l'assassinio. Questa scena mi ha ricordato tantissimo, perché vorrei far notare il movimento che ha fatto Caps per dare il colpo di grazia a Radar. Lo vede posizionato sotto la torre, sfrutta la sua E non per trovare lo shuriken su Radar, ma per riposizionarsi e avere una tranquilla attivazione della seconda parte della sua prima per trovare l'uccisione. Esattamente la stessa mossa, esatto, che The Shy ha trovato contro Wunder nella loro prima partita contro Invictus Gaming. Quindi questa mi sembra quel momento in Naruto dove c'è Sasuke che utilizza la sua tecnica contro Naruto e poi Naruto la impara e la ripropone. Esatto. Caps con lo Sharingan ruba le tecniche degli avversari e le sfrutta per sembrare il miglior mid laner in questa competizione. E tutto sommato va anche bene, perché è un'ottima assimilazione di informazioni, si impara anche dai propri nemici, soprattutto dai propri nemici. Attenzione qui Wunder, commentato di benvenuto, il trittico, ma c'è un teletrasporto, la suprema utilizzata su Shaoxi per ottenere alcune assistenze aggiuntive, ma lo shutdown inoltre finirà su Radar, cioè su Boogie, con ovviamente il teletrasporto di Radar a dare manforte e ovviamente togliere quello che era l'arrivo di Caps. Radar che appunto risponde con anche il suo teletrasporto, e quando Caps arriva trova quell'enorme comitato di benvenuto, quattro membri, dice sai cosa? Magari no, magari no. Però attenzione, non è vero, perché poi dice vabbè ci ripenso, c'ho Mix dalla sua, c'ha la suprema breve, lo scudo subito, ma qui lascia di Draven, si fa sentire, poi nuovamente 1, 2, 3, stella, Caps entra e esce poi proprio con il suo flash e trova un'uccisione facile, ma qui Hanabi, cross supreme, Maelstrom, ottimi i suoi controlli. Boogie si lancia dentro, la suprema su Perks, ma dalla sua comunque riesce con la prima sangue a tenere testa ai danni. Poi qui Radar trova degli ottimi danni di passiva, dall'altra parte Betty libero di fare DPS su Mix dal flank, riesce insieme a Radar con la sua stessa Stasia a salvare
ad ottenere l'uccisione, ma poi quest'ultimo ripreso da Perks. E ovviamente i suoi danni purtroppo non bastano, perché la raffica di Betty mette in parità le cose, per cui Wunder arriva con il proprio teletrasporto a ripulire e riesce a risanare quello che sembrava una sconfitta per i G2. G2 che, nonostante perdano il loro top laner all'inizio di quell'azione, riescono a rovesciare il teamfight grazie a delle fantastiche esecuzioni meccaniche di Caps e di Perks, che riescono a mantenersi in vita, kaitare i loro avversari, gestire perfettamente l'aggressione del team nemico. E qua lo rivediamo, Caps che si lancia ancora una volta, vuole infastidire Shao Si, sacchia dalla sua comunque tormento di Liedri che aumenta i suoi danni. La Suprema, mancano pochi secondi alla sua riattivazione. Qua con questo shuriken per trovare il colpo di grazia e poi il flash per eliminare. Anzi no, era la prima attivazione della Suprema. Adesso ancora la seconda e la userà per uscire da questo maestro di Anabi, che trova stordimenti su quattro persone. Sembra che Perks sia finito, ma il flash e la guarigione lo mantengono in vita. E poi guarda qua Caps cosa fa. Grazie alla securità fumogena inizia a danzare attorno al campo di battaglia. I suoi avversari non riescono a concentrare l'attenzione, trova piccoli danni su un bersaglio, su un altro. E poi alla fine il colpo di grazia è Wunder, che arriva con il suo teletrasporto dopo aver scontato la pena nello schermo in bianco e nero. Betty e Perks che si scambiano come i due samurai che si fronteggiano davanti al tramonto e cadono l'uno sotto la spada dell'altro. Alla fine sono i G2 a emergere vittoriosi, 4000 gold di vantaggio per loro. Esatto, nonostante tutto comunque primi oggetti su Betty, che vanno anche a massimizzare dopo la rasoio della tempesta fuori di Guinzo, ovviamente in Lega Magia, quindi una piccolezza in più, ma giustamente un costo minore. Ma attenzione, qui c'è un raggruppamento vicino alla zona del barone. Shao Si, Boogie, Betty ovviamente devono fronteggiare quello che è il duo, mentre effettivamente la maggior parte, ma Caps si lancia nuovamente su Shao Si, vuole la sua vita, può tenerla. L'ultimo shuriken che riesce con l'ultimo falcetto a trovare l'uccisione nuovamente su Nautilus. Nautilus scoperto di difesa attualmente. Già, soltanto le resistenze magiche che gli possono offrire quell'egida della legione e le scarpe della resistenza magica. Guarda, ma la giungla! I due stanno completamente controllando questo momento di gioco. Wunder che cerca di inseguire il suo avversario, ma il teletrasporto... Però è importante, è un teletrasporto che va a mancare per Anabi. Questo è vero, questo è sicuramente un cooldown che è costretto a forzare il top laner dei G2. Sì, ma la giungla è blu. Già. A un certo momento ho visto più lumi del controllo del possibile, perché 5 sono il massimo, ho detto ma quanti ce ne sono? C'erano anche lumi della visione. Attenzione, perché qui giustamente cercano di ripulire in qualche modo ovviamente la maggior parte dei lumi, nonostante si siano concentrati solo sulla sala del barone, quindi la giungla è ancora intatta per i G2. Questa partita i G2 sono in controllo totale in questo momento. La gold lead non è così enorme come ci possiamo aspettare da uno stomp totale, ma il modo in cui i G2 stanno giocando è quasi ingestibile da parte del team avversario. Caps con questa Kali ormai 5-1-5, quasi tre oggetti interi nel suo inventario. Una volta che lo scudo nero è piazzato su di lui, può lanciarsi in avanti, l'abbiamo visto, può fare veramente il bello e il cattivo tempo. Non ci sono controlli che tengano dal lato dei Flash Wolves. Non vuoi essere costretto a investire la Suprema di Kennen per bloccare la Kali. Ma vogliamo parlare di quel lume? Oh. Attenzione, perché qui nuovamente i controlli, si entra dentro Jankos a seguire Wunder e essere proprio lui, grazie all'assenza del proprio team, a ottenere la taglia e l'uccisione su Betty. Il lume di controllo oltre quella parete in corsia centrale fornisce una Jankos la sicurezza che Betty non lo vede, quindi quella è una ulti pulita su un bersaglio assicurato. Neanche il tempo di dirlo, vogliamo parlare di quel lume di controllo? Bam, eccolo qua per l'appunto, utile informazione. Informazione che si trasforma in una torre e poi a seguire anche questo inibitore assaltato dal quartetto dei G2, mentre invece G2. Caps gioca contro due nemici. Qui Anabi deve fare i conti con quelli che adesso sono i danni di Perks, danni ingenti dati anche dalla Brama Sangue e frammenti infiniti. E come G2 aprono la base avversaria, quindi primo inibitore che cade. Senza neanche il barone. C'è un bel drago infernale che li aspetta come ricompensa di una fantastica azione ben eseguita da parte loro. Perks addirittura dice sai cosa, già che ci sono prendo anche questo blue buff. Sì, col down reduction. Col down reduction è un pochino di mana in più, ma ci sta, tutto sommato importante per loro. E qui li vediamo per l'appunto, ricompensa per i loro sforzi, stack su Perks, Jankos ovviamente tanca il drago, facile uccisione per questi ultimi. Ed eccolo qua, drago che per l'appunto appare nella sua maestosità sul grande schermo e ovviamente anche nelle tasche dei G2. Tre draghi elementari adesso, loro tutti e tre diversi e hanno veramente una marea di statistiche in vantaggio rispetto ai loro diretti avversari. Adesso Caps ha completato anche il Murello Nomico nel suo inventario, quindi questa Kali può trovare un 1v1 comodo contro chiunque. E se vi piazzi sopra lo scudo di Mikix probabilmente ti fa anche 1v4.
Manca quello della montagna e poi hanno fatto l'arcobaleno in G2. Purtroppo soltanto tre draghi draghi di tre elementi diversi possono aprire nella stessa partita. Potremo mai vedere tutti e quattro elementi. Peccato, però d'altronde, dai, tolto quello dell'oceano che a un certo punto non è poi così utile, potresti anche inserircelo quello della montagna. Tutto facciamo sommato. Facciamo a cambio, così. Attenzione perché qui nuovamente Jankos, insieme ovviamente a tutta la composizione dei G2, si porta in avanti. Quel lume tra l'altro ancora resiste nonostante tutto, ci sono passati tutti i Flash Wolves, ma ancora è lì intatto, permane. Flash Wolves ancora una volta completamente arginati nella prima metà, nella prima metà della loro giungla. Non possono permettersi di farsi avanti perché il potenziale di engage e di lockdown da parte di questa composizione di G2 è qualcosa che nessun membro dei Flash Wolves può sopportare in questo adesso momento. Adesso il cercatore del vuoto colpisce Jankos, gli dà posizione, Boogie bloccato da Mikix. Devono cercare di arginare, infatti Caps va lì proprio a dare fastidio come frontline e facili insieme allo stesso Draven chiudono questo barone. Poi qui Caps il via libera, purtroppo lo Shuri che non trova connessione sullo stesso radar, che ha ottenuto comunque la suprema rubata da Mikix stesso. Ma una semplice esecuzione da parte dei G2 che proteggono l'ingresso, la trana del barone, permettono a Perks, Wunder e Jankos di portarsi a casa quell'obiettivo. Mikix e Caps fanno da butta fuori, si piazzano l'entrata e dicono no, voi non potete entrare. Adesso ci sono Baron, minion potenziati del barone che pushano in corsia centrale. Caps in distinto del trasporto per andare ad accompagnare quell'ondata di servitori in bot verso la torre interna. G2 che vogliono mettere la parola fine a questa partita. Esatto, dato qui Wunder potrebbe teletrasportarsi in quella che è la corsia superiore per accompagnare come ha fatto Capso, o probabilmente se cercherà di dare pressioni in quella corsia centrale vista ovviamente di inibitore. E Capso, so che ci hai già deliziato abbastanza in questa partita, ma prima che il game finisca voglio vedere un altro miracoloso outplay da parte tua, voglio vedere un altro utilizzo dello Sharingan. Stanno a vedere intanto qui Perks. Oh my god, quella è un'ascia. Attenzione qui lo Shao Si prova l'ancora, ma trova solo lo scudo. Poi qui i diversi stun su Jankos, la stasi da parte di Radar per guadagnare tempo, ma ormai per lui è solo morte. Poi lo stun, la Suprema riesce a ottenere su Shao Si diversi controlli. Caps aggredito, ma poco importa, si lancia dentro, ci prova, ma ustione su di lui, estasi, poi entra e esce grazie alla propria Suprema, la riattivazione, Buchi costretto come Anabi e Betty alla fonte della salute, e ormai sembra gioco fatto perché rimane soltanto le due torri del Nexus. Perks gioca con i propri compagni, con i propri nemici sotto la torre, dice i miei danni possono contenere la vostra guarigione della fonte della salute, ma poco importa. Buchi si lancia di nuovo, entra e esce perché i danni sono troppi. Caps ci prova, c'è la fonte, ormai qui l'inibitore, il Nexus è inutile. I G2 giocano con il loro cibo prima di porre fine alla prima partita di questa giornata, e saranno infine loro a portarsi a casa la vittoria e avanzare ancora passo dopo passo verso la cima della classifica. G2, quante G? In ogni caso, due. Mamma, ti apprezzo quando fai. Vedo che sei anche tu con lo Sharingan. Male però, Non so se dire che è un improvement oppure no. Comunque, ottima vittoria da parte di Giulio, convincente, seppur qualche, non direi neanche scivolo da parte loro, non lo oserei dire. Più che altro qualche piccola rimonta, qualche piccola reazione dei Flash Wolves, ma poi inevitabilmente cadono sotto i colpi di un'ottima performance globale. Già, hai lasciato così tanti pick comodi ai G2. I Flash Wolves sono un po' giocati in questo rischio di lasciar passare 4 di quei temibili 5 flex dalla prima fase di ban. I G2 se ne sono accaparrati 2, Irelia e Akali, forse i più temibili nelle loro mani, direi. Akali e Irelia sono i più mobili tra quelli, non necessariamente i più versatili, perché Sylas ha l'opportunità di sfruttare bene le supreme avversarie, però quando dai a due giocatori così incredibilmente capaci a livello meccanico come Wunder e Caps, pick come Irelia e Akali, non puoi aspettarti che non si prendano la partita nelle loro mani, e Caps l'ha fatto. Ancora una volta la sua Akali ha completamente devastato il team avversario, l'abbiamo visto fare 1v4, l'abbiamo visto attirare su di sé l'attenzione, polarizzare completamente l'attenzione del team avversario. I danni di questo Draven, che era il pick un pochino più interessante della draft, sono stati molto presenti, ma Draven è passato completamente in sordina perché stava semplicemente facendo danni al turbino, ripulendo gli scarti che i suoi compagni di squadra gli lasciavano. Sì, esatto, tra l'altro lì poi vicino al bar, ma si è visto Caps si è lanciato, secondo me proprio perché ti ha sentito, detto adesso aspetta che vado io su Boogie e gli altri quattro membri, faccio una bella giocata per deliziare giustamente il buon Moonboy. Ma d'altronde ovviamente merito anche a lui, e si è visto anche qui nel palco, mi ricorda, se ogni volta che Caps si alza per salutare mi ricorda molto l'attore, quello lì di Hulk degli Avengers che non sa di essere una superstar ormai, e quindi lo vedi lì che stava salutando tutti quelli che avevano lui, ciao ciao Caps, sono io, ragazzo molto dolce, sappiamo tra l'altro
sempre al suo seguito, cioè suo padre, Cap's Dad, che l'ha seguito in capo al mondo durante le giorni dei Fanatic, e ancora adesso ha cambiato team sui G2, l'abbiamo visto addirittura ieri nel nostro feed in mezzo al pubblico in Vietnam con la maglietta dei G2.